Venerdì 9 novembre alle ore 18:30, presso la Sala Multimediale Santa Chiara in Conversano, l'autrice Gabriella Genisi, in collaborazione della Caritas Zonale, ha presentato il romanzo La maglia del nonno. Ha moderato Matteo Lorusso, sono intervenuti il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, l'assessore ai servizi sociali Francesco Lippolis, l'assessore alla cultura Pasqualino Sibiglia, il presidente dell'associazione Alzheimer di Bari Pietro Schino, Marisa Gargano in rappresentanza della Caritas Zonale e la dottoressa Amalia Arevolo, specialista in neuroscienze. Il romanzo della Genisi si rivolge in particolare al rapporto nipoti-nonni affetti da morbo di Alzheimer e pone l'accento sull'esigenza di non allontanare i nipoti dai loro nonni, i quali, proprio in quel momento della malattia, hanno un gran bisogno dell'affetto dei piccoli. E inoltre chiede alle istituzioni particolare attenzione al finanziamento della ricerca sulle malattie rare, vero flagello dei nostri tempi. Abbiamo intervistato l'autrice del romanzo. La maglia del nonno, da dove nasce l'ispirazione di questo racconto più che altro? Nasce in collaborazione con l'associazione Alzheimer Bari e con l'esigenza di spiegare ai bambini cosa può essere l'incontro con un nonno Alzheimer. Sono pienamente convinta che la figura del nonno è una figura assolutamente indispensabile per la formazione dei bambini, per quel vincolo col passato e con la storia familiare che è in ognuno di noi. Il rapporto nonno-bambino va sempre tutelato anche nel momento in cui purtroppo sopraggiunge una malattia degenerativa come può essere appunto l'Alzheimer. Quindi io in questo libro voglio spiegare ai bambini che un nonno con l'Alzheimer non è un nonno perso, è un nonno che torna un po' bambino, un nonno con cui bisogna approcciarsi in maniera diversa e suggerire soprattutto ai genitori, ai genitori appunto e ai familiari di non allontanare mai il bambino dal nonno perché soffrirebbero entrambi, è un rapporto talmente bello il loro che non va mai appunto impedito. Dando uno sguardo leggevo che comunque è una storia vera. Sì, è una storia vera ispirata a Ignazio Schino, giornalista sportivo della Gazzetta di 90° minuto della Domenica Sportiva e appunto è un modo giocoso per raccontare ai bambini quello che può accadere purtroppo anche ad altri. Si è parlato anche dell'aspetto medico dell'Alzheimer, lei come autrice cosa vogliamo dire? Io come autrice nel mio piccolo cerco sempre di sollevare il problema, il mio secondo libro sull'Alzheimer, il primo è uscito nel 2007, si chiama Fino a quando le stelle, in entrambi i casi ho devoluto i miei diritti d'autore alla ricerca e alle associazioni, se ognuno di noi facesse una piccolissima cosa probabilmente aiuteremo la ricerca, aiuteremo a sensibilizzare soprattutto i politici, il governo, le istituzioni a questo problema che è più grande di quello che si possa pensare. Grazie tante.